Nei prossimi 5 anni vorrei cercare di fare molte esperienze per capire meglio quella che potrebbe essere la strada migliore da percorrere per me e trovare qualcosa che mi permetta di realizzarmi sia in ambito lavorativo che in ambito personale. In particolare, appena sarà possibile, mi piacerebbe trovare un lavoro che mi permetta di spostarmi all'estero per poter avere un confronto culturale con persone di altre nazionalità e anche, soprattutto, per poter studiare diverse tipologie di ambiente marino, come potrebbe essere ad esempio la grande barriera corallina australiana, che è così maestosa e allo stesso tempo fragile, o i per lo più inesplorati ambienti profondi dove vivono organismi dagli aspetti bizzarri con caratteristiche uniche come la bioluminescenza, o ancora gli affascinanti ambienti anossici caratteristici del Mar Nero e del Mar Morto, e così via. In ogni modo, il mio lavoro definitivo lo vedo comunque in Italia, dove vorrei poter dare il mio contributo per la salvaguardia del nostro mare attraverso la ricerca e la divulgazione. Come detto prima, la cosa che mi preme maggiormente è quella di fare più esperienze possibili, quindi mi vedo sicuramente più arricchita sia in ambito personale che in ambito professionale, con maggior consapevolezza di quali sono i miei obiettivi a lungo termine e soprattutto con più sicurezza in me stessa. Vorrei poter trasmettere ciò che conosco e ciò che mi appassiona. In particolare mi piacerebbe aiutare le persone ad acquisire maggior consapevolezza sulla fragilità degli ambienti naturali e in particolare dell'ambiente marino, che è una risorsa di inestimabile valore sotto moltissimi aspetti. Durante i miei studi ho avuto modo di approcciarmi a diversi campi della biologia marina. Tuttavia, i settori che ho maggiormente approfondito sono stati lo studio della popolazione di cetacei, in particolare la popolazione dei tursiopi e la subacquea. Inoltre, negli anni ho avuto modo di svolgere diversi progetti che mi hanno portata ad appassionarmi sempre di più al mondo della divulgazione scientifica. Mi piacerebbe approfondire lo studio dei grandi animali marini, tra cui i cetacei, che ho già iniziato a studiare, come detto prima, durante la tesi, ma anche vorrei poter studiare squali e tartarughe. E inoltre vorrei potermi specializzare in fotografia subacquea e fare ulteriori esperienze nella divulgazione scientifica attraverso i blog o attraverso esperienze dirette. Mi piacerebbe poter lavorare con persone che mi permettano di accrescere le mie conoscenze, che siano delle guide e dei mentori, magari con punti di vista diversi dai miei, in modo tale da avere un continuo confronto e in modo da avere sempre nuovi spunti di crescita personale. Allo stesso tempo vorrei anche poter avere a che fare con ragazzi come me che condividono i miei stessi interessi e le mie stesse passioni. Sì, attualmente sono alla ricerca di un lavoro. Purtroppo, la mia laurea è coincisa con l'inizio della pandemia. Questo ha reso molto difficile trovare una posizione lavorativa. Non per questo no, mi sono persa d'animo e ho quindi cercato di sfruttare al meglio questo tempo libero obbligato per studiare, per approfondire le mie conoscenze anche in ambito della subacquea. Infatti, la scorsa estate ho preso il brevetto di guida subacquea e anche per coltivare un'altra mia grande passione, che è quella della cucina e in particolare quella della scienza dei lievitati.